Andrea D'Aquino, atleta di Novara in forza al team sportivo dei Carabinieri, stravince con il tempo di 4 ore, 4 minuti e 17 secondi la prima edizione del Varano Lake Triathlon. Si è disputata ieri la prima competizione nazionale di sport multidisciplinare che la provincia di Foggia abbia mai avuto l'onore di ospitare. Un percorso appartenente alla categoria Half Ironman, e cioè 112,9 km, 1,9 di nuoto, 90 di bici e 21 di corsa, attraverso le meraviglie del Gargano, a partire da Foce Varano, per poi lambire i comuni di Cagnano Varano, Ischitella e Carpino, costeggiando il lago Varano e addentrandosi nel parco nazionale. L'edizione pilota del Varano Lake Triathlon ha visto la partecipazione di circa 270 atleti, numero ben oltre le aspettative degli organizzatori, agonisti ed amatori della disciplina, provenienti da tutta Italia, e si è articolato in diverse categorie di gara, individuale, maschile e femminile, e a staffetta. Per la sezione individuale maschile, insieme a D'Aquino, hanno completato il podio Massimiliano Sansone, secondo classificato, del TD Rimini, e l'aquilano Luca De Paolis, in terza posizione, del Forans Team. La gara femminile è stata vinta invece da Jessica Sarti in forza al Triathlon Faenza, mentre il trio di Manfredonia si è aggiudicato la competizione a squadre. Una gara durissima, dove il gran caldo ha accentuato la fatica di un percorso tecnico in cui, soprattutto nella tappa ciclistica costituita da molti rilanci e lunghi tratti di asfalto rovinato, bisognava spingere parecchio. Andrea D'Aquino, il vincitore della prima edizione del Varano Lake Triathlon. Allora Andrea, com'è stata questa gara? È stata abbastanza faticosa, il percorso in bici pensavo fosse molto più facile. Poi ho avuto due problemi, un errore di percorso, ho seguito la moto, però fortunatamente non ho fatto tanta strada in più. E dopo dal 60º km non mi funzionava più 53, quindi l'ho fatta tutta col 39 e non è stato molto facile. Diciamo che poi il nuoto era molto più corto rispetto ai 1009, quindi il nuoto dove io nuoto abbastanza forte, quindi potevo prendere un distacco, non ho preso tantissimo. Prossime gare che stai preparando? Fra 2 settimane il campionato italiano di sprint e dopo forse ancora una gara lunga a Madrid, dopo chiudo la stagione, che per me è stata molto soddisfacente. Siamo Sansone, secondo classificato quest'oggi alla prima edizione del Varano Lake Triathlon. Quali le difficoltà più acute di questo percorso? Beh, comunque la bicicletta è una bicicletta difficile perché sempre non scorreva, insomma, era un percorso tecnico, l'asfalto era un po' rovinato, quindi bisognava spingere parecchio. Poi il caldo comunque si fa sentire. Il controllore di gara, insomma. Progetti per il futuro? Ma vorrei fare il 70,3 in Sardegna e poi chiudere la stagione eventualmente con il Powerman a Malgrate, che è l'unica tappa Powerman in Italia. Poi l'anno prossimo vedremo. Una gara durissima, dove il gran caldo ha accentuato la fatica di un percorso tecnico in cui, soprattutto nella tappa ciclistica costituita da molti rilanci e lunghi tratti di asfalto rovinato, bisognava spingere parecchio. E così sono stati diversi i concorrenti, compresi qualche favorito al podio come Cristian Casali e il campione locale Michele Insalata, costretti ad abbandonare la gara a causa di imprevisti tecnici o per la troppa fatica. Michele, qualcosa non è andato oggi, al 70º km ti sei fermato, cosa non è andata? Non, diciamo che ho perso contatto dagli altri atleti, ho rallentato un po' nel tratto in pianura, un po' perché loro hanno delle bici da crono che sono, diciamo, li avvantaggiano nei tratti pianeggianti. E poi verso il 75esimo ho iniziato un po' ad accusare la fatica, anche se, diciamo, i problemi più grossi li ho avuti nella corsa. Verso l'8º km ho iniziato a sentirmi poco bene. Al 10º km, al ristoro, ho, diciamo, avuto dei problemi di stomaco dopo aver bevuto. Fortunatamente, a detta degli atleti, le meraviglie del Gargano tutt'intorno hanno ripagato, almeno per ciò che riguarda la vista, gli sforzi e i sacrifici di gara. Sono venuto in Puglia solo quando ero piccolo con la mia famiglia, ma penso che ci tornerò perché il posto è molto bello, si mangia bene poi. E la gente è calorosa. Ci sarai anche l'anno prossimo? Penso proprio di sì. Devo dire, è una bellissima zona. Io non ero mai venuto qui, ma
Mia madre mi ha detto segnati l'hotel così possiamo rivenire prossima estate. Il Varano Lake Triathlon, promosso dalla Federazione Italiana Triathlon, dalla sezione provinciale del CONI, da Lega Ambiente per i parametri di sostenibilità ambientale su cui è stato costruito e dalle amministrazioni comunali dei comuni ospitanti, ha coniugato sport e turismo grazie a una 3 giorni, culminata nella gara finale, di concerti, visite guidate, mini competizioni per neofiti della disciplina, convegni tecnici e percorsi enogastronomici che hanno valorizzato l'attrattiva del territorio, attirando sul lago Varano la presenza non solo degli atleti, ma anche degli appassionati e dei curiosi. Fabrizio Cutela, organizzatore del Varano Lake Triathlon, alla fine della manifestazione ha espresso viva soddisfazione per l'esito complessivo di questa prima edizione, auspicando per l'anno prossimo una manifestazione ancora migliore della precedente. Abbiamo anche avuto l'onore di ottenere un gemellaggio con Legambiente grazie al fatto che il nostro progetto di evento sportivo è realizzato secondo uno standard di sostenibilità. L'affluenza è stata del tutto inaspettata, visto che comunque abbiamo dichiarato che saremmo stati contenti di arrivare a 150 atleti, siamo arrivati a 273. Sì, abbiamo avuto, insomma, tra i nostri atleti abbiamo avuto l'onore di ospitare Andrea D'Aquino, numero 3 in Italia del rank di triathlon lungo. Ho imparato ad innamorarmi di questo territorio, in effetti non ci vuole molto, visto che comunque è un territorio suggestivo, unico in Italia, forse anche in Europa.